L'incomodo è offerto da Titanè di Italia. L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Buongiorno, professore. Eccolo. Eccolo. Allora, questa mattina con Bruno Manfellotto, il direttore dell'Espresso, abbiamo un po' parlato dell'assemblea del PD e di quello che è un po' successo il giorno dopo, polemiche che si riaccendono in un quadro, insomma, che si sta un po' definendo. Mentre con lei vorremmo un attimo qualche lume su quello che non sta succedendo nel PDL, nel senso che Berlusconi a festeggiare Putin, i colonnelli che lanciano messaggi di insofferenza, Alemanno che vuole sbaraccare il simbolo PDL e presentarsi con non si sa bene che, insomma, mi sembra che si sta andando verso un qualcosa di indefinito, ma quasi che mancasse un contendente verso il PD. È così, ma spero che ci sia un elemento di chiarezza, ma non mi pare che Berlusconi abbia la forza in questo momento di dare una linea, perché è troppo preoccupato di vedere il sistema elettorale, il voto siciliano come segnali di ripresa. Di una decisione piuttosto che un'altra, perché più o meno l'orientamento del sistema elettorale dovrebbe consentire quello che Alemanno sta tentando di indicare, cioè di avere una serie di movimenti che rappresentano le diverse anime che sono state sotto la egida di Berlusconi, ma che invece hanno una loro storia, una destra, un'area liberale, e quindi se il sistema non cambia sostanzialmente, rimane un'alleanza di partiti a cui si aggiunge la preferenza o addirittura tre preferenze, fra cui un nome femminile, allora si può immaginare che, come io dico ormai da mesi a Berlusconi, uno spacchetta, e quindi Alemanno ha i suoi, Storace ha i suoi, Forza Italia ha i suoi, e ognuno di questi comincia un'attività che è quella che deve portare poi a delle primarie senza Berlusconi. Con Berlusconi sarebbero inutili, ma se queste anime, e quindi fra queste mettiamo Storace, Alemanno, Alfano, ognuno dei quali rappresenta un'area interna al PDL, ma con le sue caratteristiche che possono liberarsi, a quel punto ci saranno 8 o 7 contendenti. Io stesso con il Partito della Rivoluzione, che a questo punto diventa un elemento di novità annunciato all'interno di un'area, a quel punto si comincia a fare una offerta di queste cose agli elettori che le possono vedere, e le primarie in cui ogni area presenta un candidato che sarà quello che poi farà l'anti-Renzi, insomma, che Renzi vinca è scontato. Per cui mi pare che questo verrà fuori. Come e quando, quella data 2 dicembre potrebbe essere quella in cui, tardivamente all'apparenza, ma come maturazione di una sofferta articolazione, Berlusconi possa annunciare questa nuova, che poi è la stessa, ma siccome, come lei vede bene, PDL e PD sono due denominazioni fasulle, come io sempre ho detto, inventate da Veltroni l'una e imitata da Berlusconi l'altra, le quali tengono insieme queste anime. Nel PD
che è democratico come tutti noi siamo, c'è l'ex PC, l'ex DC, l'ex PSI, l'ex PRI, l'ex PLI, tutto, si chiama, sì, PD. Dall'altra parte il PDL c'è l'ex DC, l'ex PSI, l'ex PRI, tutte queste aree. Allora, a questo punto abbiamo fatto, non scherzato, creando questi due blocchi. Il PD risulterà meccanicamente obbligato a tenere un simbolo che però tiene insieme Fioroni, Tabacci, Bersani, Fassina, ma poi anche Renzi, che è un democristiano. Renzi è un democristiano, da cui se vince Renzi in realtà vince la DC del PD, e quindi la componente più di destra, la forza straordinaria in questo momento alla sinistra, che ha un'offerta molto variegata all'interno della denominazione che è sempre la stessa, ma in realtà PD vuol dire tre aree che non hanno niente a fare con una cosa, tanto che se vince Renzi gli altri sentono come di aver perso tutto. In realtà non perderanno niente, però si evidenzierà un'area che è una componente più determinata, si aggiunge che hanno pure l'offerta di Vendola, quindi, certo, la sinistra, diciamo. Quindi hanno, dall'altra parte non c'è nessuna offerta, però ci sono le stesse componenti che hanno determinato questo finto PDL. Se quelle componenti, quindi un'area DC, un'area liberale, un'area Alleanza Nazionale, si evidenziano, ricomincia a muoversi qualche cosa, per cui questo credo che significhi, cioè Berlusconi esce di scena diventando come il punto di scomposizione di quello che è stato artificialmente messo insieme in una specie di macchina inesistente che si chiama PDL. Quindi, credo, alla fine, in questo quadro molto plausibile, esce vincitore il suggerimento di Briatore, che gli dice: fa un passo indietro e fa il padre nobile dei moderati. Sì, beh, il suggerimento del Briatore, che in realtà è quello che gli dico da un anno, quindi non mi sono accorto che io gliel'ho sempre detto. Il passo indietro è semplicemente quello che lui ha già fatto, io vi ho già detto, cioè che non sarà il candidato premier, che però sia il capo di un'area. Questo determinerà per quell'area il voto dei nostalgici di Berlusconi, che può essere il 10-12%. Certo. Io credo che, come Vendola si candida, come si candida Di Pietro, che sono capi del loro partito e non saranno il candidato premier, si candida Berlusconi con una forza legata al suo nome, a quello che lui rappresenta per gli italiani, che sostiene il candidato che vince le primarie. Questo mi sembra che sia la prospettiva. Per deciderla e poi articolarla senza nostalgia per il PDL, perché avere nostalgia per il PDL non avere nostalgia di niente, cioè la nostalgia è una cosa che non è mai stata, e in cui tutte le anime si sono sacrificate fingendo di essere un partito, perché uno le finge di essere un partito, lo faccia un partito, no? Non riesco, perché abbiano questa preoccupazione, forse hanno, non lo so, l'idea che un partito possa prendere molti voti se si presenta come una, in questo momento il PDL non andrà oltre il 15%, perché uno non sa che cosa sta votando. Il PD crede di sapere cosa sta votando tre o quattro anime che si chiamano PD, ma che sono l'ex Margherita, l'ex DS, l'ex Rifondazione Comunista, l'ex DC, tutto quello, Tabacci, ex DC. Qui è la stessa cosa, soltanto che Berlusconi poteva avere la forza di dire: questo che abbiamo messo insieme è una finzione, quindi ognuno sia quello che è stato. Professore, cambiamo argomento e andiamo a commentare questa notte dei musei a Roma, che ha coinvolto 250.000 persone, un risultato eclatante, un più 20% rispetto alla passata edizione. Ecco, cosa nasconde questa voglia di cultura da parte dei romani? Perché c'è il fatto che è gratuito e quindi c'è un flusso sicuramente maggiore, o è una domanda incalzante di cultura che magari non è così corrisposta dall'amministrazione, dalle istituzioni?